In questi giorni alcuni dei nostri concittadini stanno raccogliendo con una petizione delle firme per consegnare al sindaco Arcangeli affinché non si faccia la piazzola ecologica vicino ai cantieri nautici Riva e al nostro Lido Nettuno. Io da sindaco mi ero già interessato di questa cosa perché nell'aprile 2024 di quest'anno avevo fatto una riunione strategica col direttore generale Enrico De Tavonati, direttore della Servizi Comunali, con i suoi collaboratori ed una parte dei membri che avrebbero sostenuto la mia candidatura come maggioranza all'interno delle forze politiche del gruppo Centrodestra Unito Sarnico. Io avevo espresso tutta la mia perplessità e contrarietà. Avevo fatto addirittura delle riunioni con i proprietari diciamo, dei terreni e delle ville e delle case attigue a questa possibile piazzola ecologica, nostri cittadini di Sarnico, dove avevo detto che il mio volere era quello di rinunciare ai soldi del PNRR, anche perché il patron della Riva, il presidente Mr. Shu, aveva promesso a me di darmi 3 milioni di euro, diciamo, per la nostra collettività affinché si facesse il Museo Storico Nautico Riva lì in quel posto, al posto di una piazzola ecologica. E detto questo, mi ero interessato e avevo detto appunto ai management della Servizi Comunali che potevamo trovare una soluzione alternativa, almeno ci avremmo provato per trovare una soluzione, mettere una piazzola ecologica, magari insieme a Villongo, fare una piazzola ecologica unita nella zona magari della Guernapiana o di altre zone industriali, andando, diciamo, nella zona di Rudello e via discorrendo. Quindi di soluzioni alternative se ne potrebbero anche trovare di diversa forma e specie. Io, quando mi arriverà la petizione, sarò uno dei primi firmatari. Anche perché l'ho espresso fortemente in campagna elettorale che una piazzola ecologica lì ubicata non era assolutamente diciamo, nelle mie aspettative come sindaco e avrei fatto di tutto, e l'avevo detto e confermato ai nostri concittadini, per evitare che questa piazzola ecologica si facesse, anche a costo di perdere 950.000 euro che ha assegnato a Sarnico il PNRR. Ovviamente alcuni cittadini sono andati a parlare nei giorni scorsi, con il sindaco Arcangeli, il quale ha detto che lui andrà avanti sulla sua strada e la sua direzione. Fermo restando che si avrebbe potuto ancora prorogare, visto che è da anni che si proroga il fatto di avere la piazzola ecologica in centro a Sarnico, anche perché è vero che esiste un vincolo cimiteriale, ma ai morti la piazzola ecologica ovviamente non dà fastidio, avremmo potuto ancora tenerla lì e magari studiare qualcosa di diverso in uno dei luoghi di pregio più importanti che abbiamo a Sarnico, proprio perché c'è il parco nostro del Lido Nettuno e c'è la società più importante del mondo che costruisce yacht, che è la Riva. Immaginatevi quindi il camion dello sporco, la gente che va avanti e indietro. E poi lì è anche pericoloso perché siamo sul provinciale e voglio vedere se si incanalano delle macchine e si crea traffico, perché a volte anche fuori dalla piazzola ecologica si crea. Quindi io chiederò ovviamente alla maggioranza di fermare il tutto, di ragionare tutti insieme, magari di fare un consiglio comunale ad hoc su questo. Anche sui miei dubbi sull'ascolto, visto quello che è appena successo con la nostra casa di riposo. Comunque noi non ci fermiamo, io sarò uno dei firmatari di questa petizione, perché la piazzola ecologica lì non va assolutamente fatta.